Buon salve ragazzi, bentornati, seconda puntata, oggi è il giorno, tecnicamente, della rivalsa etiope sull'Italia, almeno si spera. What's the plan, you may ask? Allora, il plan è di migliorare le nostre truppe andando di qua, però ci serve di avere un po' di balance of power verso il lato bleu. Quindi a un certo punto, non adesso perché comunque la difesa in più che ci dà l'essere di qui ci fa comodo, incrementerò la potenza dei Mekawanint, che è la famiglia reale o quello che è, e spingerò piano piano per andare di lì e poi dopo licenzio un paio di persone, ne assumo delle altre che spingono di là e dovremmo aver fatto il quadretto per quello che è. Intanto, nel mentre, mi sono accorto che la nostra mancanza, perché noi siamo andati con Selassie a spaccare il cazzo delle Lega Nazioni, il principe reggente Imru Haile Selassie sta continuando a bolsterare la democrazia. Il che secondo me non è una cosa che ci conviene, però in verità leggendo questo sono rimasto molto confuso perché sembra che questi focus portino a una pace bianca con l'Italia, cosa che noi non vogliamo. Noi vogliamo vincere, quindi a un certo punto farò un po' di sito e qui, ma questo non credo lo prenderò e andremo giù reclaiming Etiopia. Tengo buono anche questo fuoco dell'offesa rinnovata per quando ci sarà da pushare e nel mentre io penso che la prima cosa da fare, fatto questo, sia andare la prima volta a ridere nelle civili in modo da non costruire ma avere sempre una fabbrica per poter chiedere le armi. Io intanto, sapete cosa vi dico, vado a quante potremmo trainare di queste? Ancora 3, quindi vuol dire che si possono migliorare. Ok, noi siamo per la prima volta sopra di 58 fucili, eccezionale veramente, devo ponderarla. Penso che creerò una nuova divisione di fanteria, in modo da non andare a intaccare quelle che ci sono già qua, che sennò gli fa perdere equipaggiamento, esperienza, eccetera, eccetera. Quindi facciamo un edit, un duplicate e scriviamo un bel 2.0. E poi andiamo a cancellare copy off, perché fa veramente schifo, come se 2.0 non facesse schifo. Gli mettiamo una nuova icona e gli sbattiamo dentro, perché per adesso c'è solo questa roba qua, un paio di fanterie in più per arrivare a 12, io vorrei arrivare anche a 14. Ok, boh, ci salviamo. E questa qua ce l'abbiamo pronta per il futuro. Noi invece andremo poi a toccare adesso, appena saranno disponibili i fucili, non subito, quell'altro sito. Però a questo punto difendo ancora un po', compro le armi, finiamo questa decisione che è appena iniziata. Però va bene, c'è anche political power, così posso assumere, anzi posso già assumere qualcun altro. Questo qua che ci dà Defensive War Penalty la Stability dovrebbe ridarci un sacco di Stability. Là siamo 48, lo 73, me coglioni tantissimo. E niente, vabbè, quindi ci sarà un po' di Waiting Simulator, come al solito, in questo gameplay. E poi, quando i momenti sono propizi, se le stelle si allineano nella maniera giusta, dovremo riuscire a passare al contrattacco. La guerra è scalata fino alla fase 6, a livello 6, e sembra che contro ogni aspettativa stiamo reggendo, anche le nostre stesse aspettative. La gente dice, vabbè, all'inizio vanno, caricano, sono tutti contenti, ma poi quando muoiono i primi davanti vedi che il morale si abbassa. E invece no, perché noi continuiamo a persistere, come nel peccato, e guadagniamo 10% di difesa e 5% di organizzazione contro questa dannata armata italiana. E io l'accetto, in più abbiamo anche finito quell'altra situa là, anche da un attimo, aspettato la roba. Io direi quindi develop Shewa. E così, intanto lo faccio già partire. Allora, qua siamo anche scesi un pochino, questo qua aspetto a farlo andare. Direi che però compriamo queste small arms. Sì, ovviamente il trade è finito, però 500 fucili dovremmo riuscire a resistere per adesso. Poi intanto è esplosa la Cina, sta sclerando, ci attaccano, stiamo morendo. Stiamo scoppiando, qua continuano a insistere, qua gli faccio fare un uniti resistiamo, un non si molla un cazzo dietro al fiume. Ok, basic machine tool fatto, abbiamo anche i primi, l'engineer company. Sarebbe carino farsi mandare anche, ma tanto non posso perché non ho la fabbrica da dargli, vero? Vedi, non me la fa fare la Precise Equipment, devi averlo almeno una fabbrica da dare. No, non ce l'ho, attacco al cazzo. Nuovi fucili, che probabilmente li possiamo anche mandare in produzione, perché non è che la nostra produzione sia un granché, almeno recupera già un qualcosa di nuovo. E
la ricerca, perché mi pare di capire che questa cosa qua non finirà entro il 37. Mi sa che andremo un pochino più lunghi qua con la situa. Nel mentre, come va la guerra? 61k nostri, 222 loro. Direi che ci siamo stabilizzati abbastanza bene. È anche vero che forse i soldati iniziano a venire un po' meno. Cioè, se iniziamo anche a buttarne fuori noi qualcosina, siamo veramente precari. Ma quanta gente c'è? Quanto sarà il nostro limite prima che spunti l'avviso? Non lo so io. Non tanto, comunque. Speriamo, speriamo. Per ora è tutto verde, si regge. Direi che possiamo essere soddisfatti. Che qua mettono il force attack, mi sta già venendo ansia. Ho visto sparire spawnare. Mentre organizzo tutte le faccende, sono spawnate le nostre prime divisioni. Infatti vedete un volto nuovo qua. Vabbè, non mi fate pronunciare il nome, non ho idea. Mulugeta Iegatsu. Iegatsu. Va bene, la Lega delle Nazioni non si spinge così in là da creare una vera e propria forza armata per spingere gli italiani. Ma hanno incoraggiato i membri dei loro paesi a mandare delle forze per riportare lo status quo. Ovviamente noi non vogliamo lo status quo, non mi piace lo status quo, però vediamo se possono aiutarci, se magari ci arriva qualcosa, e noi intanto, perché col cazzo che riporto lo status quo adesso, col cazzo, andiamo, facciamo un reclaim in Etiopia, quindi facciamo ritornare Selassie, così la piantiamo anche di avere l'influenza democratica, che ho visto qua che si può fare un colpo di stato, ecco, no, magari lasciamo perdere. Intanto vedete, le civilian factories, ma com'è possibile? Gnari, è proprio una bella domanda, com'è possibile? È possibile perché, cosa andiamo a fare noi adesso? Noi andiamo a comprare probabilmente degli altri fucili. No, non andiamo a comprare, ho detto una cazzata. Noi andiamo a comprare, dobbiamo avere, quanto ci costa? 100 e altri 150, mi pare, quindi dobbiamo arrivare a 250, ce li abbiamo, quindi buono, sposto Tassa Hill d'Arge, perché sennò non può fare il difensore specialist, lo tolgo e metto questo qua il ministro del boh, meno lack of resource penalty, più factory output, meno risorse del market goods, quindi dovremo spostare, questo qua si sposterà ancora un pochino più a destra, e qua ci si libera la possibilità di piazzare lui, che ci migliora la difesa, e va a sopperire al fatto che appena avrò 25 punti, cioè manca un punto, inizierò a pushare ora per andare dalla parte della casa famiglia, insomma dei reali, questo qua, e non dalle tribù. Oh! Gli inglesi ci mandano due divisioni, i russi ci mandano due divisioni, gli australiani ci mandano una divisione, gli jugoslavi ci mandano due divisioni, questi serviranno, e anche l'Argentina ci manda una divisione. Io accetto tutto. Tanto gli americani firmano che si faranno i cazzi loro. Perfetto. Boys, stiamo gettando le basi per la controffensiva. Adesso quando arriveranno le truppe io non so cosa vorranno fare loro. Se pushano a nord gli do una mano, se pushano a sud io gli lascio fare, io non mi muovo da qua. Ho già bello che deciso che io da qui tengo il culo bel piazzato, faccio ogni tanto questo e vivo una vita tranquilla e felice. Infatti vedo che qua la resistenza non sta venendo consumata in quella battaglia qua. Le due divisioni sono... Ok, è arrivato tutto l'ambaradam. Sì, voi potete attaccare, però quello che guarda... Cosa fate, ragazzi? Andate al sud, perfetto. Allora, cazzi vostri. Oh! Dei carri russi di merda, carri leggeri russi. La madonna, subito partito così. Affari vostri, se volete liberare il sud sono affari vostri, io mi concentrerò dunque al nord. Parte così l'aiuto delle Nazioni Unite, lì, Lega delle Nazioni, Lega delle Situate. E devo dire che i tizi che sono arrivati sono stati efficienti, guardate, hanno riportato i confini sull'Etiopia attuale, cioè sull'Etiopia di quando abbiamo iniziato. Io non vado a metterci mano perché mi sembra di far solo danni, in più noi rimaniamo belli intrenciati, intanto sto spostando le truppe a nord e voi direte che cazzo stai aspettando. Sto aspettando che quella cosa qua vada in 11 giorni, dovrebbe riuscire, spero la sposti di là. Agli italiani ci offrono la pace, adesso che le nostre truppe, chiaramente senza... è bastato entrare di una taglia di là da loro, senza aiuto di nessun altro, gli italiani dicono fa, forse è il caso di far pace, perché questi stanno contrattaccando. E no. Continuate a pushare, si fotta la pace italiana. Eccoci qua, vedete cosa sto aspettando? 70 giorni e riformiamo la situa per quello che è. Avete visto Selassie qua che è tornato? Fa Selassie o come cazzo si pronuncia? Ma lui è contentissimo di essere tornato
in sede, così almeno suo fratello, suo cugino, non so chi cazzo la smette di fare queste parate di buonismo democratico. E andiamo a togliere un aereo agli italiani là sotto, un aeroporto, guardate lì, preso, bravi, bravi, mi piace questa avanzata russa, anglo situata, straniera, per una volta. Sarebbero anche alcuni posti dove poter staccare delle truppe e andare a tentare di fare delle azioni, ma vedo che qua gli italiani sono parecchi. E a noi... o prendi Mogadishu o prendi... Ah, sono venuti avanti i vigliacchi. Sono venuti avanti con una divisione. Noi siamo qua fermi, non succede niente. E stai bello lì. Lasciamo che si ammazzino fra di loro. Non voglio sapere un cazzo. Noi appena abbiamo finito questa... E siamo finalmente diventati un esercito un po' più decente che ci dà Division Defense più 25, Organization più 5. Potremmo o andare avanti a migliorare l'esercito o iniziare a pensare per il push, l'offensiva rinnovata, che non è brutta, però è da vedere. Guarda qua gli italiani che cercano di autopochettarsi da soli. Questo magari glielo faccio. Tieni qua, vediamo se è fattibile. Intanto possiamo andare già a mettere nuovo. Ok, visto che tanto comunque lo stiamo producendo, anche questo non è brutto. Però forse è meglio mettere... Fine, questi servono come il pane. Ma se li venderanno mai? Con quelli lì vinciamo sicuro, però non so se ce li vendono. Andiamo a fare... Io la gomma ce l'avevo, ma sapete che roba? 295 giorni? Diciamo che l'artiglieria viene buona, in questo caso ce la teniamo. Sì, non è detto che lì riescono a combinare qualcosa. Ecco, infatti, si sono già fatti pushare tutti indietro. Facciamo che finisce qui la nostra offensiva. E... Tra l'altro gliele ha deletati. No, ok, si sta ritirando. Madonna mia. Fuoco di paglia. No, niente, c'è il contrattacco di nuovo. Full prima guerra mondiale sui nostri confini, ragazzi. Ci siamo, ragazzi. Più 25% di attacco, più 50% breakthrough. Ora ci stanno attaccando loro, ma appena è finita si parte con il contrariattacco, che dovrà essere una roba tempestiva e schiscia come non mai. Intanto, allora, intanto io andrei con Lessons of War, perché è un focus che ci richiede per forza di essere nella guerra etiopia italiana, ci dà un po' di entrance, un po' di diviso, insomma un po' di roba. 150 RM experience, ci costruiamo l'esercito con quello lì, quindi facciamolo immediata subito. A lui qua do charismatic per riprendersi un po' la situ, anche sarebbe stato buono una cosa d'attacco, e qua attacchi alla ceppa. Vediamo appena finisce la roba qua, ecco qua, con il buono in Welga, buon per Welga. Ora 50 political power, non mi ce ne faccio una beata mazza. Sarebbe bello avere i cannoni, ma non ce li abbiamo, quindi io direi play con Giampaolo qui e play anche qui, anche no, perché qua sotto non voglio attaccare, voglio attaccare solo qua a nord. Voi attaccate, lasciate stare i cazzo di cosi, e voi andate. Buono, vediamo se è così. E diamo al verde il force attack, perché deve bruciare dentro i nemici faster than light. 99, stiamo partendo. Ok, loro la vanno. Attacchiamo solo con due, perché dobbiamo tenerli pinnati. Non vogliamo che vadano troppo in giro. Qui sta succedendo quello che sta succedendo. Un alpino attacca qui, e tu switchati da quella parte qua. E anche qui teniamo pinnati. Vediamo se adesso riusciamo almeno a tagliare fuori quelli là. Ok, siamo dentro. Dai ragazzi, siamo dentro. No, cosa state facendo? Dovete andare di là, dovete andare dall'altra parte. Madonna mia. Almeno tagliare fuori quelli lì sotto. Non tutti, ovviamente. Stavo scherzando quando ho detto che tutti dovete andare di là. Tu pinna quello. Ok. Un pocket l'abbiamo fatto e ora tutti dentro qua. E cancelliamo queste divisioni italiche dalla faccia della situa. Allora, lì siamo andati. Quell'88 qua deve diventare verde, però. E là c'è solo una divisione. Quindi tu, un cazzo, spingi su quello là in attacco, mentre questi qua situano. Gli italiani lì non dovrebbero aver scampo. Tu ti stai spostando. Questi qua mi sa che... questo qua non ha più banane, quello verde. E questo qui stava muovendolo sotto. Adesso questi qua arriveranno qui davanti. E qui un po'... Bisogna riuscire a prendere il porto prima che i Gianfranchi là... riescono a rinforzare. Qua ce ne sbattiamo il cazzo altamente di quello che sta succedendo.
Buono, questi dovrebbero riuscire a tenere pinnati a sufficienza. E invece qualcuno con niente di vita si è magicamente da qualche parte teletrasportato su quella merda di tile. Quindi no, non si può. Iniziano a disertare. E io che cazzo volete che faccia adesso? Iniziano a disertare. Ho letto che c'erano arrivati i cannoni, però vedo che i cannoni mi sono arrivati 8. Problemi mentali. Forse ho letto male. Quali abbiamo eliminati gli italiani che c'erano. Ok, dobbiamo riuscire a pensare a come aggirare quella merda là. Potremmo anche tentare magari di passare dai monti. Secondo me non sono messi benissimo questi. Difendiamo tutti. Voi entrate qua e pushate dai monti. E qui mi sa che c'è da rifare il fronte, una roba del genere. Diamo lo stop generale. Ripiazzatevi. Adesso gli italiani sono un attimino stronzi, non sanno bene cosa stanno facendo. Si sposteranno. Probabilmente riattaccheranno. Non so se andiamo oltre con l'attacco qua, perché non siamo riusciti a spingere come dovevamo spingere. Intanto lui qua gli do un nuovo... una nuova situa, cioè attaccare dritto per dritto da là. Vorrei incorporare i cannoni sui nostri cazzo di... sulle nostre unità. Sarebbe il sogno di una vita. Qui intanto cos'è successo? Qua voi fate avanti e indietro come... tanto chi cazzo se ne fregano. Gli italiani qua sembrano messi male con l'equipaggiamento. No, buono per loro. Non vorrei rischiarla. Allora, aspettiamo che i tizi siano mossi. Ma perché non vi state muovendo proprio? Allora, qua voi dite, noi non abbiamo benzina. Ho capito, ma levatevi dal cazzo, che sennò... Ok, i greci attaccano lì. Noi potremmo fare un attacco combinato invece qua dietro. Non con tutte le unità, solo con queste, un alpino. Questo qua che non è accusato. Vediamo se riusciamo a infilarcelo dentro. Se riusciamo a infilarci qui a Smara anche, possiamo avere un appoggio per l'attacco là in alto. Niente qua. Ma qui che ritardo c'è secondo voi? Andate via, Gnari. Che problemi avete che non riuscite a fare due passi? Boh. Chi capisce lì... Ah, da, 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 da. Che ritornano di lì. Ma perché? Facciamo così. Buono? Siete i campioni, cazzo? Perché vedono il piano... No, è impossibile. Tre divisioni hanno quel piano lì. Tre divisioni prenderanno il bonus. Le altre si attaccano al cazzo. Noi intanto sfondiamo qua a nord. Ok, l'alpino è dentro, che è il guerriero che ci serviva. Ora loro tentano di andare a rinforzare Asmara, probabilmente. Questo qua si sta spostando ad Asmara. Quello che facciamo noi è pinnare con alcune di queste divisioni qua, quindi voi due e te quello, mentre i nostri cari bellissimi amici stanno già camminando verso Smara, ma pure l'alpino deve farlo, mentre tu ti fermi qua a difendere. Vediamo se suona about right il piano. Tu attacchi a Biscia, che si piscia, e teniamo pinnati anche quelli. Se riusciamo, ok, se riusciamo a chiudere anche questi qui a nord e a sinistra, diventa bellissimo. Questi non devono vincere, devono solo situare. Vediamo se riusciamo a poccare quelli là al porto. Visto che abbiamo tre divisioni, siamo dentro, là sopra da Smara. Ok, la faccenda si fa sempre più menata. Purtroppo non so se riusciamo a tagliare quelli là, serve più forza. È dell'alpino che ce la darà quella forza. Gli altri si stanno riposizionando. Allora, tu no, provi a pushare lì. Tu va bene. Chi è quell'altro che sta tornando indietro secondo voi? Questo? No, push anche tu là in alto. Quel 78 là deve rimanere bello pinnato. E qui per ora non facciamo un cazzo. Ok, bello, l'87 mi piace. C'è qualcun altro che si sta ritirando qua, puttana Eva. Se lo becco me lo inculo, eh. Tu, fatti selezionare. Vai ad attaccare in alto con quel 90 verde. Qui il 45 sta diventando un po' deboluccio. Diamogli a questo qua l'opportunità di situare. Non devono pararli fuori, devono solo tenerli. Qua non mi piace. Qua è stato parato fuori qualcuno, cazzarola. C'è modo per l'alpino di andare qua. E tagliamo fuori quelli a nord. Building sabotage, va bene. Sabotatela, cosa vi devo dire. È riuscito a infilarsi, pezzettino di merda. Però Abisho sono stati parati fuori. Quindi quella 1 divisione che ci sarà là... No, non lo accetto, se c'è il full attacco. Non lo accetto, però loro le divisioni ce le piazzano lo stesso e ti dicono tu non accettarlo, che noi tanto facciamo il cazzo che vogliamo. Proviamo ad attaccare il porto allora da dietro.
a questo punto. Che cazzo di gran casino. Il tizio è già dentro praticamente. Ok, ce la possiamo fare, eh? Da qualche parte ci mollano, non possono resistere così tanto. Intanto qua è venuto pronto lui, grandissimo eroe. Tu vai a... Vabbè, dopo quella la ripiglio io. Vai qua in alto e cerca di andare al porto. Qua gli facciamo fare giusto per avanti e indietro. Grandi gli alleati, grandissimi. Vi hanno tolto truppe probabilmente, se non mi mandate qua a scassarci il cazzo noi, non lo sapremo mai. Devo smetterla con di muovere la telecamera alla cazzo di cane. Ok. Nice. Ora però bisogna riuscire a difenderlo. E là quelli là hanno fatto quello che potevano. Qua gli italiani hanno mollato tutto. Qualcuno sta entrando, mi dite che qualcuno sta entrando, vero? Questi facciamo entrare da qua. Ok, è impossibile adesso toccare questi, ma dobbiamo difendere per forza qui. Questi si stanno spostando in modo da tenere. Asmara è... Allora. Ma è una questione un po' particolare. Questo qua deve già smettere di attaccare. L'alpino, appena finito di situarsi, ritorna là. Quei tre lì devono entrare, dare una mano a pinnare. Ok. Intanto ne abbiamo imparato le lezioni di guerra. Puttaneva la fatica di sta roba qua. Lezioni di guerra imparate. A questo punto i mercenari non li voglio. Frega cazzo, me deve avere quei mercenari lì. E andiamo con o rebuilding the country, o questo che ci dà un po' di infrastruttura, però non abbiamo in civili, o questo che ci dà l'abilità di situare le situ dell'esercito. È una scelta del cazzo, perché non ho fabbriche. Quindi prima andrebbe fatto il settore economico e poi questi vari baffettini qui del cazzo che ce ne frega. E intanto rimanere dentro nella guerra contro l'Italia. Research and construction esposta la situa. Ma sapete che roba, andiamo con questo qua che almeno ci dà un po' di robe per l'esercito. 251 punti, non ce li leva nessuno, ma non vado ancora a mettere mano là. Piuttosto metto mano alla situa questa. Tenendo conto che questo magari mi sta spostando troppo di qua. Però per ora va ancora bene. Guardate, fa veramente cagare. Due political power, 2%. Un po' di costruzione sull'infrastruttura che sì, grazie. Grazie. Però qua andrebbe ricostruita. Facciamo riparare prima. Allora, riprendiamo in mano la situazione. Sembra che gli italiani siano in un momento di non lucidità. Quindi qui bisogna per forza allontanarli da lì. Per allontanarli bisogna pushare da nord, secondo me. Voi, bravi, aspettiamo che arrivino. Piano piano gli si consumeranno le situ, dai. Oh, ho visto un cappellino italiano andare. Attenzione, non riescono a resistere al porto. Al push dei nostri... Delle nostre divisioni di disagiate, quelle base proprio cancro colera. E se prendiamo quel porto, per noi è festa grande. E non ve lo dico neanche che festa grande. Fatemi vedere l'infrastruttura. What? Non sappiamo neanche che cazzo è l'infrastruttura. Ragazzi, cos'è un'infrastruttura? What is this treno? Questo treno che si collega. Hanno... Cosa? Gli infami avevano costruito Asmara. Ma c'era da Asmara? Vabbè. Buon per noi, fanculo loro. Per ora loro non contrattaccano. Appena l'ho detto, appena l'ho pensato di dirlo, hanno contrattaccato. Questo purtroppo non ce la fa più, lo mettiamo in pausa. E qui non possiamo far girare nessuno perché non c'è abbastanza difesa. Qua sopra, quasi quasi, uno di questi, io una botta nella schiena gliela faccio dare perché dobbiamo mantenere la pressione perché qui si stanno stancando. Infatti abbiamo molte divisioni messe come la merda. Dov'è quello verde? Vai verde. Esatto, quando arrivi lì attacca da lì. Intanto là però le stanno finendo e non c'è modo di... E non c'è modo di venire fuori. Allora, ok. Allora, potremmo andare sulla costa, stare entro terra. Io penso che starò entro terra, una roba del genere. Questa roba qui deve avere, direi, priorità. La parola priorità è una cosa veramente sopravvalutata in questo momento. Non abbiamo niente di niente, fate voi. Costruzioni, iniziamo a pensare anche noi a costruire. Dai, Massau se ne va. Massau è preso. Abbiamo tagliato fuori gli italiani. Li abbiamo tagliati fuori. Buono, e ora bisogna andare a dare il colpo di Gianfranca, di Grazia, come cazzo volete chiamarlo. Cancelliamo il piano del rosso e gli diciamo full scale attack su tutta la situa. Quello lì però l'ho fatto qualcosa sbagliato, vero? Era questo che dovevo tracciare. Perfetto.
E queste sei divisioni possono anche togliersi da lì e iniziare ad andare, anzi queste sette, e andare sotto in modo da togliere menate col treno fuori dal cazzo, ragazzi, anche se il treno in verità non c'è. Buono, 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 grande vittoria lì. E adesso finalmente possiamo dare una mano ai nostri alleati qui sotto, non appena c'è un po' di Bulgaria si avvicina al Reich, noi dobbiamo sbrigarci perché la so. Beh, è giusto nei tempi, se adesso anche dovesse scoppiare la guerra, fare qualche cazzata e gli inglesi se ne vanno, anche i russi perché hanno menate, noi abbiamo comunque già le nostre truppe là sotto. Tra l'altro lui l'ho impiastrato bene e qui è fatta, qui non è che c'è tanto da raccontarsi. Iniziamo a pushare. Iniziamo a pushare su tutto il fronte. Chiunque possa pushare, pushi. Questo qua viene ammazzato direttamente. Bueno, schiacciateli. GG. Voi qui non serve che vi riposizionate, attaccate da quel lato là. E anche voi fate così e voi fate così, basta. Dovrebbe essere andata qua. E le truppe italiane ci salutano. Poi dopo devo mettere qualcuno a difendere quei cosi e dobbiamo anche organizzare un'agenzia di spionaggio che non abbiamo. Che comunque non ci sono... Insomma, diciamo, capiti, non ci sono fabbriche civili, che cazzo dobbiamo organizzare? Ah, qua gli italiani hanno deciso di fare un push fino lì che io potrei anche exploitare al momento, quindi guardate, ci provo. No, non ti ho detto di far quello, ti ho detto fai così e via. Buono. Già ragazzi miei, finita la pacchia, è durata finché è durata e pif 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 pif. Buono, buono, buono. Vediamo se riusciamo a fare anche il sud o se no, no. Se no, no, siamo già andati oltremodo lunghi. Il nord però è libero. Ora mi posizionerò a difesa del mare, anche se non credo che invaderanno da lì, perché Suez tecnicamente è chiuso, dovrebbero fare tutto il giro con l'invasione. Signori, un saluto. L'Etiopia domina, se la sia a casa, e noi ci stiamo riprendendo ciò che è nostro e anche ciò che non è nostro. Alla prossima.